Mantenere alto il livello di attenzione degli operatori sanitari e coinvolgere i pazienti e i loro familiari nell'adozione delle misure adeguate per l'igiene delle mani è il tema dell'incontro che il Policlinico Umberto I di Roma ha organizzato lo scorso 5 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani. Sono contento di questa giornata, alla quale hanno contribuito dell'azienda, dell'università, del CIO, della direzione sanitaria, e soprattutto della enorme quantità di studenti, di medici che in realtà diffonderanno al termine di questa giornata un messaggio all'interno dei reparti, un messaggio molto importante. Noi riteniamo che l'eccellenza non sia solo tecnologia particolarmente sofisticata, ma anche un gesto comune, importante, come il lavaggio delle mani, e un'iniziativa come questa può essere una indicazione forte di eccellenza. Il Policlinico per la prima volta come iniziativa si aprirà verso l'utenza. Abbiamo organizzato questo evento elaborando queste spilline, questa brochure informativa in una locandina che verrà affissa in tutti i reparti di degenza negli spazi comuni, e la locandina è proprio per l'utenza, con delle nozioni semplici sul perché lavarsi le mani e perché chiediamo la loro collaborazione. La spillina è il messaggio "ti sei lavato le mani". Oggi i nostri studenti porteranno questo messaggio da mezzogiorno in poi in tutte le nostre unità operative. Ho dato una disposizione ben precisa: i medici, gli infermieri, tutti gli operatori devono cominciare a prendere consapevolezza e coscienza di questa situazione. Cioè dire, non uscire col camice per andare a prendere il caffè, non uscire con le tute delle aree critiche, cioè dire terapie intensive e camere operatorie, assolutamente no. Arrivare ad una situazione di edilizia sanitaria importante, adeguata, a questa situazione, quindi stiamo prendendo una serie di iniziative molto importanti. L'attenzione della Regione su questo tema è in questo momento altissima, e vista la straordinaria rilevanza, ed abbiamo avviato una ricognizione finalizzata a verificare le modalità di funzionamento dei comitati di infezione ospedaliere a livello delle singole aziende, ed abbiamo anche nominato un gruppo di lavoro, e ringrazio anzi moltissimo l'università per il grande contributo che ha dato, ed anche naturalmente ringrazio il coordinatore di questo gruppo di lavoro che ha prodotto delle linee guida finalizzate appunto a contenere i costi delle ICA, ma soprattutto a contenere le ICA, le infezioni correlate all'assistenza. È la prima volta che il Policlinico Umberto I aderisce a questa giornata mondiale. Sull'importanza di questo evento c'è poco da dire. Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritenuto di dedicare una giornata a questo problema, l'importanza è di tutta evidenza e non bisogna aggiungere sicuramente nessun'altra parola.